www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Regione Ortanina Nola. Stasera con la consegna della borsa di studio, la tradizionale consegna della borsa di studio, siamo all'edizione. Dodicesima edizione. Ecco, ci dica qualche cosa su questa borsa di studio. La borsa di studio è stata da me istituita per onorare la memoria di mio zio, Piazza Nicolò. Per me è stato un grande benefattore, è stato anche un benefattore della città di Mussumeli. Così ogni anno, in occasione di questa borsa di studio, tutti ci ricordiamo di mio zio, principalmente io, e si permette a uno studente o una studentessa di proseguire negli studi senza intaccare le finanze della famiglia. Ecco, di tutte queste borse di studio, ecco, ragazzi che hanno usufruito di questa borsa di studio, già hanno conseguito qualcuno la laurea? Sì, sì, sono orgoglioso perché ogni anno abbiamo, diciamo, azzeccato le scelte. Abbiamo avuto ragazzi che già nel primo quadrimestre degli studi di ragioneria, per esempio ce n'è uno di ragioneria, aveva tutti 10, e poi altri si sono già laureati in medicina, si sono già laureati in ingegneria. E tra l'altro c'è stata l'altro giorno, mi ha telefonato una ragazza che l'anno scorso è entrata negli studi, ha fatto i quizzi ed è entrata a tutti i livelli, diciamo, dei quizzi. In questa edizione del 2013 la borsa di studio a chi va? Va, posso dire solo, verrà ufficializzata stasera, posso dire solo che va una ragazza che purtroppo, diciamo, è orfana sia di padre che di madre. E siamo un po' tutti orgogliosi, il comitato, di aver affidato una ragazza che è orfana di padre e di madre una borsa di studio, così che non, anche i genitori che non ci sono vengono sostituiti dalla borsa di studio. E allora una borsa di studio, ecco, che la definiamo benefica. Sì, sicuramente benefica, che fa parte, diciamo, della mia etica e della etica della mia famiglia, e che permette, sempre ripeto a dire, a chi ne usufruisce di poter continuare negli studi e ne poter continuare nella vita sociale senza intaccare le finanze della propria famiglia. Prima della benedizione passiamo subito alla consegna della borsa di studio Niccolò Piazza, fondata dal ragioniere Tanino Nola. Seduti. Si dia lettura del verbale. L'anno 2013, il giorno 3 del mese di settembre, si è riunita presso la sala dei rettori del santuario diocesano Maria Santissima dei Miracoli di Mussumeli la commissione per l'assegnazione della borsa di studio Niccolò Piazza, fondata dal ragionier Tanino Nola. Esaminate le candidature inviate dalle scuole secondarie di primo grado di Mussumeli, la Commissione ha deciso di assegnare il premio del valore di euro 2.500 per l'acquisto del materiale scolastico necessario nei 5 anni delle scuole superiori all'alunna dell'Istituto Comprensivo Paolo Emiliani Giudici Buttaci Bonia Gera, la quale, pur essendo orfana praticamente di entrambi i genitori, ha saputo mostrare durante tutta l'esperienza scolastica ammirevole impegno, con il raggiungimento di un eccellente successo scolastico. Ha vissuto con serenità la situazione di disagio, grazie anche alla meritevole opera della tutrice, ponendosi come esempio positivo di ragazza, semplice e generosa. La Commissione rivolge alla vincitrice i migliori auguri per una brillante carriera scolastica. Thank you.
terza vincitrice dell'altro anno, ecco simbolicamente ecco consegna. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.